Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme una ricetta tipica della mia terra, la Sicilia, i carciofi ripieni alla siciliana, che qui vengono chiamati anche carciofi ammunticati perché sono ripieni di pangrattato, che qui si chiama appunto muntica. Il pangrattato viene semplicemente aromatizzato con dell'aglio, del prezzemolo e del formaggio e in alcuni casi anche con delle acciughe e dei capperi. Il risultato finale però è davvero irresistibile. Il gusto è intenso e la facilità di questa ricetta vi saprà stupire. Dai, iniziamo a prepararla insieme. Iniziamo la preparazione aggiungendo del succo di limone e dell'acqua a temperatura ambiente. Questo ci servirà per immergere i carciofi e non farli annerire. Dedichiamoci ora alla pulizia dei carciofi e partiamo accorciando il gambo ed eliminando le foglie più esterne. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like a questo video se vi piace e attivare le notifiche per non perdere le prossime ricette. Continuiamo ad eliminare le foglie fino a quando queste saranno più bianche e si staccheranno con facilità, quindi tagliamo a metà le foglie rimanenti così da eliminare le spine. Ripuliamo quindi il gambo con un coltello. In questo modo e quindi appiattiamo nuovamente la base così che i nostri carciofi stiano ben in equilibrio. Allarghiamo ora i carciofi così da arrivare al cuore. In questo modo con un coltello potremo ripulirli per bene eliminando le foglie più piccole che contengono ancora delle spine. Eccolo qui il nostro carciofo ben pulito che dovremo ora immergere nella soluzione di acqua e limone. Rivediamo ora questo passaggio molto importante, quindi allarghiamo il carciofo fino ad arrivare al cuore e con la punta di un coltello compiamo dei movimenti rotatori così da eliminare la parte più interna. Immergiamo quindi sempre in acqua e limone. Dedichiamoci ora al ripieno, quindi all'interno di una ciotola versiamo il pangrattato, del formaggio grattugiato che può essere pecorino o caciocavallo, e del prezzemolo tritato più o meno grossolanamente. Aggiungiamo ora del sale e del pepe ed infine degli spicchi d'aglio tritati. Potrete tritarli finemente oppure utilizzare uno schiacciaio. Mescoliamo quindi con un cucchiaino ed aggiungiamo abbondante olio extravergine d'oliva. Iniziamo quindi a mescolare con il cucchiaio. Dovremo continuare ad aggiungere olio extravergine d'oliva fino a quando avremo ottenuto un composto umido e sabbioso. Proprio così. Adesso riprendiamo i carciofi ben sgocciolati e battiamoli velocemente sul piano di lavoro, così sarà più facile poterli allargare. Dovremo compiere dei movimenti come questi per poter allargare tutte le foglie. Adesso possiamo passare alla farcitura, quindi aggiungiamo il pangrattato aromatizzato cercando di spingerlo ben al centro del carciofo e piano piano allarghiamo le foglie più esterne fino ad arrivare al cuore così da far arrivare il ripieno anche alle parti più esterne del nostro carciofo, in questo modo. E continuiamo fino a quando avremo ben farcito tutte le foglie. Pigiamo quindi velocemente ed eccolo qui il nostro carciofo. Aggiungiamo ora dell'olio extravergine d'oliva all'interno di una pentola e disponiamo quindi i carciofi. In questo caso abbiamo ben tagliato il gambo, quindi staranno ben in equilibrio. Ma potete scegliere anche di lasciare il gambo più lungo e quindi di utilizzare una patata per non farli muovere, in questo modo. Trasferiamoci quindi sui fuochi. Aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva sul pangrattato e dell'acqua. Dovremo aggiungerne quanto basta per coprire il gambo dei carciofi. Copriamo quindi e facciamo proseguire la cottura fino a quando il coltello si inserirà senza difficoltà al centro del carciofo.
Eccoli qui, i nostri carciofi ammonticati, belli da vedere, dal profumo strepitoso e dal gusto davvero irresistibile. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo degli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.